ho proposto un sì per cambiare, finalmente per fare le riforme. Tutta la vita ho lottato contro l'antipolitica e lotterò tutta la vita contro l'antipolitica. Non è che fare un primo passo significa non fare gli altri. Dire no a tutti i passi di riforma significa dire no ad ogni riforma. Quindi faremo anche il superamento del bicameralismo paritario, però non si può sempre dire il problema è un altro, il problema è ben altro. Intanto facciamo questo. Altre riforme verranno, già sono state calendarizzate da noi. Sempre detto che Salvini utilizza la scuola per la campagna elettorale, secondo me fa un errore e non fa un danno a questo governo, ma fa un danno al paese, alle famiglie, agli studenti, e spero che cambi metodo, perché serve invece la collaborazione di tutti in questo momento. Per la scuola decidiamo oggi pomeriggio, nella riunione di giunta, decidiamo il rinvio dell'anno scolastico al 24, accogliendo la richiesta che ci è stata fatta dai comuni, non vi sono tutte le condizioni per aprire il 14. Dal punto di vista sanitario renderemo obbligatorio in Campania lo screening sierologico per tutto il personale scolastico. L'obiettivo è di dimostrare che abbiamo superato i 5 Stelle e di andare a prendere il PD, perché i nostri avversari stanno da un'altra parte, non sono nella nostra coalizione. Nella nostra coalizione la sfida è crescere tutti insieme, crescere tutti quanti, dimostrare che abbiamo i numeri per dare a questa nazione un governo coeso. Abbiamo già vinto, perché alla sinistra rimane solo l'insulto e la rabbia. Bentornati cari telespettatori a Coffee Break. Allora, insomma, lo sapete, ci sono alcuni temi forti che contrassegnano questo periodo, il referendum e le elezioni regionali, insomma si avvicina a grandi passi l'appuntamento del 20 e 21 settembre, c'è la riapertura delle scuole, un primo assaggio, un primo antipasto ieri in Alto Adige, in alcuni asili di diverse regioni, però insomma il giorno importante su cui insomma ci saranno puntati tutti i riflettori è quello del 14. Poi sentivamo De Luca, alcune regioni nella loro autonomia hanno deciso di posticipare di qualche giorno il nuovo anno scolastico, e poi c'è ancora l'emergenza Covid o il post-Covid, come dice qualcuno. Insomma, abbiamo ancora a che fare con il bollettino quotidiano, con i contagi, con una serie di misure che sono state prorogate anche dal governo ieri con la firma di Conte, insomma, come sempre sapete, la distanza, le mascherine, attenzione agli assembramenti, e poi per esempio il calcio riprende, ma non ci sarà pubblico negli stadi, insomma, tanto per ricordarci in che fase, in che congiuntura stiamo vivendo. Allora, bentornato a Riccardo Luna. Intanto voglio chiederti una cosa, ci sono molti commenti su questa direzione un po' sofferta, o che almeno la vigilia si preannunciava un molto sofferta del Partito Democratico, poi c'è stata una votazione almeno per quanto riguarda la posizione ufficiale del Partito Democratico al referendum, insomma un voto quasi bulgaro, restano i mal di pancia, i distinguo, qualcuno ha già scritto in verità poi è una sorta di invito a votare secondo coscienza da parte del Partito Democratico. Però la domanda politica secondo me è un'altra. Siccome Zingaretti ha detto, referendum a parte, rivolgendosi al governo, bisogna utilizzare il MES perché per la nostra sanità serve il MES, qualcuno ha detto insomma si vuole smarcare da chi lo critica di essere un po' succube del Movimento 5 Stelle, e dice poi ci chiariremo con i nostri alleati dopo le regionali, perché c'è molta ansia nel Partito Democratico per queste regionali. Ma sai, ricorderai la storia del MES, lui la dice da giugno. A luglio era perentorio, dobbiamo usare il MES, anche ad agosto dovevamo usare il MES, siamo a settembre e non lo stiamo ancora usando il MES, quindi questo fondo salva stati ancora Conte è molto cauto nell'usarlo, perché c'è una parte dei 5 Stelle che non lo vogliono usare. Il tema è quante regioni
andranno da una parte e quante regioni andranno dall'altra. Ci sarà il cappotto di cui a volte parla Salvini, 7-0, finisce 6-1, finisce 5-2. La Toscana resiste, resta rossa o non resta rossa? Certo che per il governo questa cosa avrà un impatto. E quindi anche la decisione di ieri sul referendum è come se fosse un salvavita per molti. Si sa che in questo momento i sondaggi del referendum dicono che c'è una grandissima maggioranza per il sì e nessuno si vuole intestare facilmente la sconfitta. Quindi sono tutti posizionati per dire che almeno su quello portano a casa un risultato positivo, perché in realtà sulle regioni se finisce 5-2 o se davvero la Toscana dovesse cambiare colore sarebbe un fatto epocale, che avrebbe effetti sul Partito Democratico e sul governo. Voglio sottolineare una cosa, no? Diciamo per chiudere questo primo giro, cioè Salvini stesso ieri, no? Dopo aver detto l'altro giorno, dopo essersi augurato il 7-0, ha detto questo è un voto regionale, riguarda il buon governo nelle regioni, dice il vento sta cambiando, nel senso sento insomma buone vibrazioni per quanto riguarda la sua forza, la Lega e il centrodestra, ma anche lui forse ha capito che non sarà questo voto a mettere in crisi il governo. Ma sai, ci sono da gestire i soldi che arrivano dall'Europa, no? I fondi del Recovery Plan, che sono tantissimi in questo momento, anzi pare che il tempo per presentare i progetti per fortuna è slittato di si è un di po' dilatato, ecco, sì. quindi questo nostro ritardo non è più diventato un ritardo, ci danno qualche mese in più per farli. Nessuno vuole perdere il controllo di questi soldi, che sono il più tantissimi, grande investimento dai tempi del piano Marshall per ricostruire il paese. Quindi io credo che anche con la sconfitta il governo in qualche modo terrà, vedremo se ci sarà un rimpasto o non rimpasto con una sconfitta dei partiti della maggioranza. Però è chiaro che i soldi per la ricostruzione in questo momento il governo li vuole gestire. Sono tanti anni, noi lo sappiamo, no? Che l'autunno è il momento dei tagli, no? È il momento in cui si fanno le finanziarie dei tagli. Questo sarà un autunno in cui possiamo fare dei piani di crescita, di ricostruzione. 200 miliardi, tantissimo. Non credo che sia un grande collante per stare insieme nonostante il voto. Hai perfettamente ragione. Allora facciamo così, voglio presentare subito gli altri ospiti. Intanto do il bentornato al professor Massimo Galli. Come sta, professor Galli? Sono stato anche meglio in vita mia. Adesso veniamo a una serie di domande che le sottoporremo, che insomma credo che interessino non soltanto noi ma molti italiani. Saluto Valeria Ciarambino del Movimento 5 Stelle, che è candidata a presidente della Regione Campania ed è consigliera regionale. Bentornata. Grazie, bentrovati a tutti. Saluto l'onorevole Guglielmo Picchi della Lega, che nel Conte 1 mi pare era sottosegretario agli esteri. Bentornato. Ho fatto anche questa. Ho fatto anche questa, ma sono esperienze importanti. Allora, pubblicità e ripartiamo subito, ripartiamo col professor Galli, perché prima citavo la scuola e ha detto delle cose in questi giorni, professor Galli, che insomma hanno fatto molto discutere, vediamo un po' di approfondirle. A tra poco. Allora, adesso torniamo alle questioni, diciamo, più squisitamente politiche, ma voglio approfittare del professor Massimo Galli perché, insomma, siamo molto attenti alle cose che lui ci dice. Allora, intanto a proposito di scuola, stamattina il Premier Conte, che si trova in missione in Libano, parlando di scuola, insomma, ci teneva molto, ha sottolineato che, insomma, molte delle criticità sono state superate, ha ammesso ovviamente che per esempio nella fornitura dei banchi ci sono dei ritardi e insomma si andrà avanti per tutto ottobre credo per rifornire poi ogni singolo istituto di questi nuovi banchi, e ha difeso strenuamente la ministra Azzolina, che come sapete è nel mirino da tempo soprattutto di Matteo Salvini. Allora professor Galli, lei nei giorni scorsi ha detto se fosse stato per me, mi dica poi se ho capito bene, avrei rinviato l'apertura delle scuole, mi pare di aver capito, almeno ai primi di ottobre, è così? Ma guarda, io non credo che questa sia una corsa per arrivare a tempo per rispettare una scadenza politica. Io credo che questa debba essere un'operazione di importanza fondamentale per garantire al Paese un servizio fondamentale e ai nostri ragazzi e ai nostri bambini la possibilità di essere di continuare il loro processo educativo nel contesto, in un ambito, la scuola, che non può essere vicariata soltanto dalle lezioni fatte per via telematica, dalle lezioni a distanza. Certamente
c'è una problematica riguardante la sicurezza da questo punto di vista, che non potrà mai essere una sicurezza al 100%. Certo. Certamente si è parlato troppo probabilmente di banchi e molto meno di test, e si è parlato molto poco, per non dire quasi nulla, della necessità di ripristinare un'importante attività di prevenzione e sorveglianza su base sanitaria nel contesto delle scuole. Di questo, perdonatemi, ho sentito parlare in maniera del tutto insufficiente. Sì. È una mia fondata opinione che sia necessario ripristinare questo genere di interventi, perché altrimenti si lasciano anche i responsabili scolastici in una condizione complicata, così come trovo sia stato poco ragionevole affermare che la temperatura, che comunque è un aspetto oserei dire quasi minore in tutta questa faccenda, perché sappiamo che gran parte delle infezioni sono fortunatamente per altri versi del tutto asintomatiche, però francamente pensare di non provare la temperatura a scuola, quindi di non anche attraverso questo sottolineare l'importanza di una presenza di prevenzione sanitaria nell'ambito della scuola, trovo che sia poco opportuno, ma di fatto sbagliato. Ma vediamo se ho capito, cioè lei dice che per esempio i termoscanner dovrebbero essere nelle scuole e non dovrebbero essere i genitori? Se non ce la fai col termoscanner puoi anche usare il termometro, però sì, questo vuol dire che nel contesto della scuola hai un'attenzione e non una delega, anche per certi versi rischiosa, perché comunque più termometri sono in funzione, meno sei sicuro della loro attendibilità, e non una delega totale alle famiglie, che devono ovviamente responsabilmente partecipare, certo, magari provando anche la temperatura in caso di sospetto di bambino che ha un malessere la sera prima, ancor prima che la mattina prevista per andare a scuola, perché come sapete spesso i rialzi febbrili li vedi alla sera e la mattina ti può capitare, soprattutto se hai preso qualcosa anche, di avere la febbre che non c'è, insomma. Ecco. Senta, professor Galli, lei avrebbe rimandato anche le elezioni regionali, visto che per gran parte del territorio e delle regioni interessate il voto si svolge nelle aree scolastiche? Io le faccio una semplice domanda, allora, premessa. In tutta la mia vita, da quando a 21 anni hanno avuto la bontà di considerarmi maggiorenne, la nostra è una generazione che è maturata tardi, no? Ecco, da questo punto di vista, non ho mai mancato un'elezione. Ricordo di essere tornato in modo rocambolesco, addirittura in anticipo da una missione in Africa, per votare negli ultimi 10 minuti utili ad una elezione provinciale, addirittura, cioè proprio non una politica. Benissimo. Però vi faccio una domanda e vorrei una risposta. Siamo in un paese in cui è stata proclamata un'emergenza sanitaria ufficialmente? Sì. Saremmo il primo paese al mondo che bandisce delle elezioni nel corso di una emergenza sanitaria? Evidentemente sì, e questo è un più che discreto precedente. Credo con un contenuto educativo tale da farmi veramente pensare che trasversalmente la nostra politica si è caratterizzata da momenti che sono dalla presmiopia alla miopia, a seconda di quello che fa comodo agli uni o agli altri. Non con nessuno in particolare. Allora, se resti ancora con noi, che abbiamo un altro paio almeno di domande da porle, domande molto pratiche, che anche a lei arriveranno tutti i giorni, a noi arrivano con mail, con telefonate, con WhatsApp, insomma, è chiaro che gli studenti, ma soprattutto i genitori, insomma, questa ripresa, insomma, viste le incognite, c'è una legittima preoccupazione. Allora, vado dall'onorevole Picchi. Picchi, ma questa non finisce mai questa lite tra il leader del suo partito e la ministra Azzolina, eh? Ha sentito che ha detto Conte stamattina? Ha detto che Salvini avrebbe dovuto sfiduciare i suoi ministri quando era al governo con lui, nel governo giallo-verde. Mi dispiace, io facevo parte di quel governo e credo che i ministri della Lega si siano comportati molto meglio di tanti altri ministri, anzi non si ravvisava alcun motivo per richiederne le dimissioni di alcuno dei nostri ministri. Conte ha semplicemente detto una cosa senza senso, che lascia il tempo che trova, tanto
dichiarazione di prima mattina. Quanto a Lazzolina, beh, mi sembra sia sotto gli occhi di tutti e il professor Galli ce ne ha dato conferma, che siamo stati dietro a banchi che non sono mai arrivati e probabilmente tutti i profili di attenzione sanitaria, penso all'installazione dei termoscanner per ogni istituto scolastico, per ogni plesso scolastico, non sono stati considerati. In più c'è questa cosa delle elezioni regionali che io trovo francamente abbastanza ridicolo, aprire le scuole e poi richiuderle qualche giorno dopo in attesa delle elezioni. Probabilmente si poteva fare tutto subito dopo le elezioni regionali. Quanto allo stato di emergenza che ricordava il professor Galli, beh, noi ci siamo opposti in tutti i modi, siamo l'unico paese al mondo che ha ancora uno stato di emergenza, per cui mettere insieme, voglio dire, uno stato di emergenza che l'opposizione non ha voluto, che è stato prorogato contro le indicazioni anche dal punto di vista strettamente sanitario e poi elezioni, beh, è una contraddizione in termini di tutta la maggioranza che non credo possa essere rivolta all'opposizione, a Matteo Salvini. Ecco. Allora andiamo da Valeria Ciarambino, che peraltro rappresenta il Movimento 5 Stelle, un partito di governo, e come, visto che insomma è il socio di maggioranza dell'attuale esecutivo. Insomma, certo ci sono alla ripresa della scuola, insomma, tornando all'argomento di cui ci stavamo discutendo, ci sono ancora, nonostante delle rassicurazioni di Conte, ma anche della ministra Azzolina, molte criticità che sono anche dovute al fatto che riaprire le scuole in una fase così è molto complicato, diciamo, al di là delle contrapposizioni politiche, no? Beh, che sia complicato credo che nessuno lo possa negare, come che questo governo stia affrontando un unicum nella storia del nostro paese. Credo che neppure questo, neppure Salvini e la sua, diciamo, opposizione a ogni costo lo possa negare. Credo però che il governo abbia dato una prova veramente di grande responsabilità e di grande attenzione nel modo in cui si è lavorato. Ce lo riconosce il mondo intero, non capisco perché invece in Italia dobbiamo fare solo polemiche e mettere in evidenza quello che non va. Diciamo sempre che siamo in ritardo, in realtà siamo in ritardo da 20 anni, cioè la scuola è in ritardo da 20 anni, e ci siamo trovati a fronteggiare, partendo da una base molto critica, una situazione veramente straordinaria. Si è lavorato notte e giorno da giugno per consentire l'apertura delle scuole. Io ci tengo a dire una cosa: le scuole, l'apertura delle scuole, il calendario scolastico lo decidono le regioni, e ci sono alcune regioni che hanno accettato, anzi la maggioranza, la data proposta dal governo del 14 di settembre, altre che già da luglio hanno deciso di rinviare in avanti l'inizio della scuola. Io vivo in una regione dove il governatore si è svegliato un paio di giorni fa e ha deciso all'improvviso di aprire le scuole il 24 di settembre, creando probabilmente non pochi problemi organizzativi alle famiglie. Dobbiamo quindi tener conto anche di questo, perché il lavoro, le attività lavorative sono riprese, quindi mettere anche le famiglie nelle condizioni migliori per poter gestire questa situazione. Voglio ricordare poi al rappresentante della Lega che il ministro dell'istruzione del governo della Lega era Bussetti, quello che voleva pagare gli insegnanti del Sud meno di quelli del Nord, e non aggiungo altro. Dopodiché, se Salvini ha qualcosa da dire a Lazzolina, mi pare che Lazzolina si sia assolutamente resa disponibile ad un confronto, e che Salvini invece se la sia data a gambe levate, perché quando si tratta di entrare nel merito di questioni sostanziali che richiedono tanto lavoro, il bando per 2,5 milioni di banchi è stato fatto in pochissimo tempo, con assoluta trasparenza e regolarità, e ad ottobre questi banchi arriveranno. Non credo che nessuno, lasciatemelo dire, sarebbe riuscito a fare di meglio, e quindi credo che tutte le istituzioni, anche l'opposizione, dovrebbe collaborare per garantire la sicurezza e soprattutto la serenità ai nostri cittadini e soprattutto ai nostri ragazzi. Sì, vabbè, poi insomma, adesso noi non sappiamo, si dice sempre, no, nella lotta politica, chi avrebbero fatto meglio, avrebbero fatto peggio. Credo che non sia un problema di classifica o di attribuire questi valori. L'importante è che la scuola riparta in sicurezza, credo che sia esatto. Il primo elemento. Ovviamente nessuno si può nascondersi il fatto che anche questi pochi giorni, no, dal 14, quando riparte la scuola, fino al giorno delle regionali, potrebbero essere cruciali anche per, in qualche modo, per l'esito delle regionali. Perché se la scuola riparte con tranquillità è un discorso, se già
dopo pochi giorni bisogna chiudere classi o istituti, beh, questo sarebbe però un problema. Facciamo una cosa, adesso devo tornare sia da Riccardo Lura che dal professor Galli, però voglio farvi vedere, a proposito di scuola, un aspetto che non è assolutamente secondario, perché ci sono moltissime famiglie in Italia con figli disabili, parliamo anche di disabilità molto lievi, e le associazioni delle famiglie, insomma, hanno fatto una denuncia l'altro giorno, dice insomma c'è molta poca attenzione verso chi vive questi nostri problemi, in gioco ovviamente c'è sia il diritto alla salute che il diritto allo studio. Ecco, sentiamo questo servizio. Lui è Pietro, che è mio figlio, ha frequentato il terzo anno di liceo a Rossellini. Adora il teatro, adora il cinema, è un ragazzo fantastico, ha fatto tantissimi progressi con la scuola. La cosa drammatica è che è fondamentale un'inclusione, no? E per tutto questo periodo Covid noi non l'abbiamo potuta avere, abbiamo avuto la scuola online e il dramma grande è che adesso ritorneremo alla scuola online. Non c'è una, come posso dire, una garanzia di rientro a scuola in sicurezza. La promessa del ministro della Salute Speranza è che dovranno essere attuate politiche specifiche per chi ha esigenze di apprendimento o condizioni di salute speciali. Ma la vera emergenza sono le oltre 200.000 cattedre per alunni disabili affidate a precari. Il 75% dei supplenti di sostegno non ha la specializzazione a discapito della continuità didattica. La maggior parte delle famiglie che sono nella crisi più totale perché non sanno come rientreranno, se rientreranno, e hanno tutti molta paura, anche perché questo per noi significa isolamento. Per un ragazzo con complicazioni gravi è fondamentale vivere all'interno della società, la società deve tutelare. I soldi ne abbiamo tanti, no, su questi progetti, perché non vengono spesi? Cioè, niente mascherine, niente tamponi, niente continuità didattica. Quante famiglie sono rimaste fuori senza avere neanche il computer e non hanno fatto più scuola? Quanti ragazzi sono rimasti fuori dai centri tuttora perché non vengono fatti i tamponi e non possono andarci, perché comunque non hanno una tutela sulla propria persona? Altra cosa è i servizi. Servizi che cominciano come sempre, come ogni anno, nell'incertezza più totale. Quindi servizi di trasporto scolastico che dovrebbero garantire l'andata e il ritorno non funzionano fino a quando la scuola non fornisce un orario definitivo. Ieri stavo pensando, devo chiamare la sua insegnante di sostegno, che spero sia rimasta la stessa, non so se è diventata di ruolo o che, il suo assistente specialistico, se così non è mi devo armare e andare prima alla regione per l'assistenza specialistica, poi con l'ufficio regionale scolastico e chiedere che venga garantito, ma non è così automatico che poi venga garantito. Io vorrei che il ministro, che lo Stato facesse qualcosa da questo punto di vista, che entrasse dentro le famiglie, che ci parlasse anche, no? Cioè, ma scusi, il bonus babysitter che è stato dato, il bonus buonopatti, non vogliamo parlarne di queste cose? Cioè, a cosa sono servite? Ci hanno tutelato da questo punto di vista? Si sta profilando una situazione estremamente complicata per quanto riguarda il rischio di avere cattedre vuote, tutta una serie di supplenze, una situazione assolutamente farraginosa per quanto riguarda la frequenza scolastica delle persone, degli alunni con disabilità, che ricordiamolo sono più di 250.000. Da questo punto di vista le famiglie ancora una volta devono assumersi un impegno straordinario che, voglio dire, ha iniziato da marzo fino ad oggi e tuttora dovrà andare avanti vista la situazione. Già c'è in Parlamento una legge sui caregiver familiari che ancora deve trovare l'espressione di una vera volontà politica, e quindi da questo punto di vista noi lanciamo un appello forte affinché si faccia subito una legge sui caregiver familiari, una legge ben dotata dal punto di vista finanziario. Allora, Riccardo Luna, questo è un aspetto, diciamo, in un problema più vasto, ma non è assolutamente trascurabile. La sensazione è che si navighi molto a vista. Tanto è un aspetto che va risolto, c'hanno ragione, questa mamma ha tutta ragione, sono tanti ragazzi che sono in quelle condizioni, io credo che da questo punto di vista ci sia la soluzione, la tecnologia consente di farlo. Oggi noi oggi abbiamo un atteggiamento per cui la didattica a distanza è il male assoluto e dobbiamo ricominciare con la didattica in presenza, che è vero che la didattica in presenza è migliore, ma l'altra è stata fatta male, non è cattiva, è stata fatta male perché? Perché i docenti, poveracci, perché non lo sapevano, poveracci lo dico in termine affettuoso, no? Con tutto il rispetto, non conoscevano lo strumento. Allora oggi la didattica a distanza è un'integrazione dell'altra. Noi non possiamo immaginare che l'anno scolastico si faccia senza lezioni a distanza. Oggi basta che un genitore sia positivo, asintomatico, per cui il figlio debba stare a casa in quarantena.
anche senza avere nulla. Cioè, ci rendiamo conto che l'anno scolastico in Italia è un caos ogni anno. Con la pandemia è inevitabile che sarà complicata. Farne una battaglia politica è un errore. Dobbiamo capire che ci sono tanti problemi e che oggi possiamo risolverli con la tecnologia, il buon senso e l'ascolto delle famiglie. Dobbiamo rimettere la didattica a distanza fra nell'armamentario, nella cassetta degli attrezzi dei nostri docenti. A volte sarà necessaria e sarà necessario farla bene questa volta, perché abbiamo capito che le lezioni che facevano da marzo a giugno erano sbagliate, noiose. È uno strumento in più. Speriamo di imparare qualcosa. Sarà inevitabile fare delle lezioni a distanza. Per il ragazzo che abbiamo visto prima sarà indispensabile. Una parte dei fondi che sono consistenti destinati alla scuola, in questa parte di fondi c'è anche una dotazione per famiglie e alunni che non hanno a casa un computer, che non hanno una rete wifi adeguata. No, ma fare cosa lezioni. Succede se il ragazzo sta a casa in quarantena, perché anche se senza nessun sintomo, perché magari è il papà che è contagioso, come fa a seguire le lezioni? Non c'è un modo. Deve perdere le lezioni per 15-20 giorni mentre i ragazzi vanno avanti. Cioè, tutta questa parte qui non è stata analizzata, non è stata prevista. Fammi chiedere al professor Galli proprio questo, dal suo punto di vista. Professor Galli, ma se in una scuola un bimbo, un ragazzo, insomma, a secondo delle scuole, delle fasce d'età, risulta positivo, no? Poi, siccome si parla molto di test rapidi, no? Che è un modo, diciamo, per circoscrivere il problema, se è positivo bisogna mettere, a parte fare il test, diciamo, ai compagni di classe, no? Ma in quel caso bisogna anche testare i genitori, tutti i genitori. Che succede? Ce lo spiega? Credo che non si possa fare assolutamente altro che così, nel senso che una volta che un ragazzo risulta positivo bisogna andare a fare un'indagine sui contatti. E fare un'indagine sui contatti implica vedere gli altri ragazzi della stessa classe, implica vedere i professori che hanno insegnato in quella classe e implica vedere anche ovviamente i contatti dei contatti, cioè sicuramente i genitori e i fratelli, i conviventi del ragazzo che è risultato infettato, e poi seguire con una metodologia che andrebbe definita e andrebbe comunque portata avanti in realtà per realtà con un'organizzazione dedicata a questo tipo di situazioni, perché ogni piccolo focolaio nascente possa venire immediatamente circoscritto. Voglio aggiungere però una cosa rispetto a quello che ho appena sentito. Prego. Io sono titolare di un corso in università, di più di un corso in università da più di 32 anni e anche ho parecchio insegnato anche prima, quindi sono sicuramente d'accordo sul fatto che possa essere la didattica in parte sostituita da didattica a distanza, è anche un metodo per certi versi innovativo e importante come metodo complementare. È ovvio che molta parte della didattica, lasciamo perdere la didattica professionalizzante all'università, ma voglio dire anche la didattica che riguarda anche i più piccoli, anche per la componente di socialità e confronto e di educazione tra pari, è qualcosa che non si può però dimenticare o ritenere comunque del tutto e completamente sostituibile. Evviva la complementarietà! Evviva la complementarietà in un momento di emergenza sanitaria, però certo l'apertura delle scuole è un'importante scommessa nei confronti della quale, pur con tutte le perplessità che ho già presentato, non posso che dichiararmi a favore, insomma. Ecco, molto importante. Allora, è un'attività primaria. Primaria. La posso dire come è far ripartire l'industria, come è far ripartire le attività economiche e cercare di convivere con il virus di conseguenza. Sì, io credo che ci sia stata una lettera giorni fa firmata anche da molti esperti, parlo di sanità, insomma, il cui titolo mi pare era: nel riaprire la scuola ci sono più vantaggi che svantaggi, no? Questo era, diciamo, poi, rendiamoci conto, il sottinteso. Ha riaperto in tutto il mondo ed è complicato in tutto il mondo. Cioè, anche in Germania mondo, è stato complicato, che è un paese modello per come ha gestito il coronavirus. E a New York hanno dovuto rinviare l'apertura delle scuole. Cioè, in paesi che hanno anche una dimestichezza con la prevenzione e con la tecnologia migliore del nostro è stato complicato. Lo sarà anche da noi, prepariamoci ed evitiamo di farne un terreno di scontro politico. Qualche minuto di pubblicità, torniamo subito, anche perché dobbiamo ovviamente risentire sia Picchi che la Ciarambino, ma dobbiamo dire qualcosa perché si continua a parlare di questo piano segreto per la lotta alla pandemia,
che ha suscitato intanto molte polemiche politiche, Picchi lo sa bene perché anche l'altro giorno Salvini ci è tornato, anche stamattina, e insomma per capire, ma l'Italia, diciamo, si è fatta trovare preparata o impreparata, perché poi questo è quello che ci interessa. A tra poco. Allora, dicevamo, molte polemiche ancora anche sul piano, il piano segreto del governo contro la pandemia. Oggi se ne occupa con un'intervista molto importante Riccardo Luna su Repubblica, poi ci sono anche due grandi pagine sul Corriere della Sera che ricostruiscono le varie fasi. Facciamo così, con la capacità che è propria di Riccardo Luna, qual è la questione? Spiegaci la questione. La questione è che noi non avevamo il piano pandemico aggiornato da 12 anni e che durante i lavori del CTS si decide di farlo perché arriva del comitato tecnico-scientifico, sì. Perché arrivano degli scenari fatti da questo matematico della Fondazione Kessler, che tu hai intervistato, che parlano di 2 milioni di contagi e di 35 o 70 mila morti, quando in Italia dicevamo tutti che sarebbe stata una cosa lieve, dicevamo tutti che eravamo tranquilli. Quindi lui avvisa che è un problema serio, sì. Il 12 febbraio provano a fare un piano, questo piano nelle sue varie versioni arriva fino al 4 marzo quando viene approvato e consegnato a Borrelli Speranza, e poi quel piano sparisce, non se ne parla più. Quando Speranza va al COPASIR, al Comitato di Controllo della Sicurezza del Parlamento, i servizi segreti, a parlare, dice che non era un piano ma era uno studio fra i tanti. Allora io ho chiesto al Ministero della Salute, con uno strumento che la legge consente, che è il FOIA, una richiesta di cessazione agli atti, di avere quel documento, e loro invece di darmi il documento del 4 marzo mi hanno dato lo studio di Merler, che è quello che dice perché nascondono il piano del 4 marzo, qual è il motivo per non pubblicarlo. Non si capisce. Quello che si capisce, che dice Merler, è: uno, noi da gennaio, noi studiosi, sapevamo che la minaccia era seria. Lo sapevamo per tre motivi. Primo, sapevamo a gennaio che il virus era uscito dalla Cina e non aveva senso chiedere i voli. Due, sapevamo che il 25% dei malati che andavano in ospedale di Covid andavano in terapia intensiva con ventilazione, quindi sapevamo che era una cosa seria. Sì. Tre, sapevamo, l'aveva fatto uno studio, un altro matematico della Fondazione Kessler, con l'Università di Shanghai, che c'era una forte contagiosità asintomatica, sì. Che è la cosa che lo rende complicato nella sua. Quindi sapevamo che era una minaccia seria. Il punto è, possiamo vedere che c'era scritto nel piano del 4 marzo? Secondo, abbiamo fatto a febbraio tutto il possibile per prepararci, perché è chiaro, ecco, che per 12 anni, è chiaro che per 12 anni il piano pandemico non è stato aggiornato, dovremmo chiederlo ai governi di 12 anni, ma in quel mese, quando abbiamo saputo, quando le persone come il professor Galli sapevano che era una minaccia seria, ce lo stavano dicendo, abbiamo comprato le mascherine, i materiali di protezione sanitaria, avviato l'aumento delle terapie intensive, comprato i ventilatori? Questa è la domanda. Questa è la domanda, Picchi, e questo ha il senso anche di quello che dice Salvini, della lettera che ha scritto al Corriere l'altro giorno, cioè questo è... Ma guardi, io ricordo, ero negli studi della Sette, non so se da voi o da altri, quando il Presidente Conte disse: state tranquilli, non vi preoccupate, fidatevi di me. Era fine gennaio di quest'anno e noi giustamente diciamo, ma con tutto il rispetto per il Presidente Conte, non ci crediamo. Nel momento in cui in Cina era quasi 500.000 persone erano sottoposte a un lockdown totale, era evidente che stava avvenendo qualcosa di più importante. E la risposta, quando i governatori del nord, ricordo bene, chiesero controllare gli accessi al paese, di fare quarantene, di avere una prevenzione, una cautela, fu risposto a razzismo: prendiamo l'aperitivo a Milano, beviamo e mangiamoci un involtino primavera. Questa fu la risposta ideologica. Fatemi dire anche un'altra cosa: noi ci siamo trovati una serie, per quanto complessa fosse la situazione, però poi ci sono modi e modi per affrontarla, e la quantità di momenti in cui il paese si è fatto trovare impreparato è stato totale, perché le mascherine non c'erano e allora si diceva che non andavano portate, i reagenti per i tamponi mancavano, tutta la filiera produttiva per avere gli approvvigionamenti sanitari mancava. Allora, queste sono cose che un governo che
era a conoscenza e era in mano di studi e di situazioni, sì, doveva affrontare meglio in modo più strutturato. Da qui viene la polemica politica che facciamo noi e le critiche che facciamo al governo. Cioè non sono critiche sul nulla, sono su quello che non è stato allora, fatto. Su questo... Mi faccia dire una cosa brevissima, sì, sulla scuola. Sì. Cioè, la scuola si è chiusa i primi di marzo. Dai primi di marzo a settembre, beh, si poteva pensare come far rientrare, dare soldi e sostegno alle famiglie con i ragazzi disabili. E questo non è stato fatto. Ci troviamo all'8 di settembre a discutere ancora come farli ritornare. Sì. Da qui la polemica sull'amministrazione. Cioè, sono fatti, non sono chiacchiere. Allora, devo tornare assolutamente al professor Galli, però devo fare un passaggio con Valeria Ciarambino. Insomma, sì, il governo, nel senso che può essere più che ragionevole, o forse è giusto che sia così, che nei mesi pieni dell'emergenza questi piani restino riservati, segreti, mettiamola come vogliamo. Ormai è passato un po' di tempo, forse è il caso invece di fare la massima chiarezza su questo, o no? Beh, mi sembra che non ci sia nessuna volontà di nascondere nulla, anche i documenti del Comitato Tecnico Scientifico sono stati resi noti. Dopodiché io credo che l'azione del governo vada valutata sugli effetti e sul fatto, lo ripeto, che a livello mondiale l'Italia è diventata un esempio nella tempestività e nella gestione della pandemia. Questo ci ha consentito di contenere i danni comunque gravissimi che abbiamo subito in termini di perdite umane e purtroppo anche di crisi economica conseguente nel nostro paese, ma ci ha fatto acquisire a livello internazionale una grandissima credibilità. Io voglio ringraziare questo governo per il senso di responsabilità che ha avuto, per come si è fatto carico, si è preso sulle spalle un momento difficilissimo e l'intero paese nel mentre le opposizioni gli sparavano contro. Io non so con che faccia, mi scusi, l'esponente della Lega ha il coraggio di venire in questa trasmissione a parlare e a criticare il governo sulla gestione dell'emergenza quando durante tutta la fase più critica dell'emergenza il Presidente Conte e il governo tutto hanno richiamato anche le opposizioni alla collaborazione e alla responsabilità istituzionale e noi avevamo a giorni alterni Salvini e Meloni che sparavano contro il governo e che si rifiutavano persino di andare agli incontri e momenti di confronto che il Presidente del Consiglio proponeva. Non ci dimentichiamo che la regione dove la gestione del contagio è stata indecente è una gestione a governo Lega e mi pare che ci sia in corso anche qualche indagine per forniture diciamo, allora, facciamo il così, governatore facciamo dice così. Non sapesse nulla. Dopo, quindi prima diciamo, di sparare a zero valutiamo quelli che sono stati gli effetti della gestione che credo appunto abbiano dimostrato che per fortuna avevamo a governare in quel momento non uno che ha fatto cadere il governo ad agosto con un mojito in mano mettendo a rischio aspetti, del bilancio, Ciarambino, ma un presidente che allora, ha dimostrato un grande senso capisco che in campagna elettorale giustamente anche lei come d'altronde la Lega. Facciamo così, siccome a noi interessa molto sentire su questo punto perché è un punto di estrema importanza il professor Galli, però è appena arrivato il nostro Paolo Sottocorona, allora occupiamoci rapidamente delle condizioni del tempo di quest'estate che credo prosegua, poi adesso Paolo mi dirà se è così o mi smentirà e poi sentiamo le repliche del professor Galli. Eccoci, buongiorno. Prosegue un pochino zoppicando, ma insomma a settembre succede. Allora, oggi qualche nuvola, questa mattina c'erano dei temporali sul mare e come ci si aspettava in realtà sono spariti. Vedete anche in Sardegna c'è qualche nuvola in più, c'è qualche pioggia, lo stesso in Sicilia. Però nel complesso delle 24 ore le piogge previste erano questa mattina e sono ancora perché fino alla prossima uscita non ci sarà altro. Vediamo la prima cartina, c'erano delle piogge piuttosto deboli previste, vedete Sardegna, Sicilia, poi qualcosa in Calabria, quasi nulla nemmeno sulle zone alpine dove di solito nel pomeriggio insomma qualche nuvola si forma. Vediamo la giornata di domani, a ovest ci sono delle piogge più intense, vediamo la giornata di domani ed è sempre da ovest, vediamo se è possibile la cartina successiva, comunque da ovest, eccolo qua, vedete le macchie gialle, significa precipitazioni abbondanti, quindi lì c'è proprio un maltempo marcato, che però domani sfiora soltanto la Sardegna, in parte il Piemonte, la Val d'Aosta, sulle altre zone ancora tempo stabile. Dov'è allora l'inciampo, lo zoppichio? Lo zoppichio è nella giornata di giovedì
e sicuramente in parte anche quella di venerdì, perché vedete che le piogge entrano sulle zone del nord, localmente sono intense, ci sono temporali previsti in Lombardia, in Emilia, in Piemonte, piogge in Sardegna, centro-sud invece ancora in attesa. Insomma, la stagione un pochino si fa sentire. Questa foto ce l'ha mandata Maria Paola da San Vito di Chieti, perché tempo fa avevo fatto vedere una foto con queste casette da pesca. Lei dice si chiamano trabocchi, io pensavo fossero solo le reti i trabocchi, invece è tutta questa struttura che D'Annunzio aveva definita, questo Maria Paola ce lo ricorda, come i ragni. In effetti hanno un aspetto molto, molto simile, e poi comunque se lo dice D'Annunzio va bene. L'immaginifico Paolo Sottocorona, grazie, velocissimamente pubblicità e ripartiamo dal professor Galli, a tra poco. Allora, professor Galli, io non so adesso se la appassionano questi discorsi, retroscena, piano segreto, sì o no, però certo sapere se il paese era preparato ad affrontare la pandemia non mi sembra questione di secondo piano, nel senso ci stavamo attrezzando per avere i dispositivi di sicurezza, per aumentare i posti in terapia intensiva. C'è anche un passaggio importante rivelato oggi, cioè che il governo ovviamente pressava le regioni, invitava i governatori di attenersi alle scelte, diciamo, dello Stato centrale. Prego, professor Galli. Senta, ho aspettato fino adesso esclusivamente dopo essermi beccato due stacchi pubblicitari e anche le previsioni del tempo. Viviamo di quello, professore, ci deve perdonare. Scusi tanto, ho veramente altro da fare, sì, che stare così a lungo in una specie di ottimo peraltro, ma talk show. Io l'ho aspettato fino adesso soltanto per rispondere quanto segue. Per quanto mi riguarda, io faccio parte di un gruppo di lavoro che ha ricevuto il 7 di luglio un documento riguardante il piano pandemico riferito all'influenza, che è un tema decisamente importante. Documento che credo che sia in fase di completamento, ma che per la sua impostazione non riguarda la complessità, che io sappia, dei problemi riguardanti in generale il discorso della qui mi telefona mezzo mondo ovviamente in generale il discorso della pandemia come questa, di una pandemia come questa, o in più in generale la possibilità degli interventi in caso di situazioni di questa portata, di questa gravità, date da virus completamente senza precedenti specifici. Certamente tutto questo andava gestito e andava fatto, come sarebbe stato da fare a livello mondiale. Quanto al discorso spinoso della situazione in febbraio, io credo che come molti altri siamo stati combattuti, molto combattuti, sulla preoccupazione che abbiamo più volte manifestato, e un inizio di speranza verso la fine insomma, dopo il 15 di febbraio, che la questione si potesse essere in qualche modo contenuta, perché vi ricordo che un virus del tutto simile, quello della SARS, aveva dato in tutto quattro casi in Italia, che erano passati senza creare infezioni a livello locale. Evidentemente era un virus non solo molto meno attrezzato a dare quello che questo invece è stato in grado di dare, ma anche un virus che è stato in grado di essere eliminato con una relativa facilità, mentre questo evidentemente ha avuto la possibilità di circolare del tutto indisturbato per settimane nel nostro paese e ha creato una condizione che poi è diventata difficilissimamente contenibile. Detto questo, vi devo salutare perché ho altri impegni, e sono gli impegni che derivano dal fatto che svolgo il mio lavoro e cerco di svolgerlo nella migliore maniera. Ma questo ci è noto, lo sappiamo, la ringraziamo ovviamente per il suo tempo. Mi dice solo una cosa, vaccino a fine anno, ci crede o no? Cioè arriva a fine anno o no? Io me lo auguro con tutto il cuore, non ne sono convinto.
Vediamo, tanto noi monitoriamo la situazione costantemente. Grazie. Un saluto a tutti. Grazie, buona professor Galli, buon lavoro. Allora, insomma, hai capito, no, che ci ha detto professor Galli, diciamo, se tu dovessi tradurre un po' questa ultima sottolineatura che ha fatto, che dici, Riccardo? Che il piano non c'era, lo sappiamo. Erano 12 anni che non c'era, non è colpa di questo governo. Certo. C'erano tutti i governi prima, dove il ministro della Salute evidentemente dormiva e non l'aveva aggiornato. Quindi il problema è, sicuramente c'erano ritardi, ci sono stati ritardi in tutto il mondo, forse solo la Germania era preparata a gestire questa cosa, da tutti i paesi del mondo occidentale. Però analizzare quello che è accaduto non si tratta di fare un processo politico, si tratta di capire dove possiamo migliorare. Certo. Perché quello che spiega Merler è che queste cose non capitano una volta ogni 100 anni. Questa qua è la settima epidemia in 20 anni. In questo secolo è la settima volta che capita, diciamo, qualcosa. Le altre sono state meno problematiche. Sì, no? Però ne capita una ogni 3 anni. Sì. Allora, visto che ne capita una ogni 3 anni, non avere un piano di risposta, non sapere chi fa cosa, non sapere quante mascherine abbiamo, non avere i protocolli sanitari, è un problema. Non è un problema ovviamente soltanto dell'attuale ministro Salute, perché dobbiamo risalire a 12 anni, sì, avremmo fatto 12 governi, sì, probabilmente noi, però sicuramente va risolto e va capito. Nascondere quel documento, come ancora stiamo facendo, perché il documento finale, quello del 4 marzo, ancora non è uscito. Quello che è uscito oggi è quello che pubblicammo un paio di mesi fa su Repubblica, è la versione del 20 febbraio. Tu lo dici pensando a quello che ci hai ben spiegato, ovviamente anche questo diventa motivo di contrapposizione politica, perché siamo in una continua, perpetua campagna elettorale, no? Ma noi giornalisti cerchiamo i fatti, la politica è un altro mestiere. Allora, voglio chiedere, visto che parlavamo di politica, per tornare alla politica, voglio chiedere a Valeria Ciarambino una cosa. È contenta del sì del PD di Zingaretti per il taglio, sul referendum al taglio dei parlamentari? Insomma, voi lo state cavalcando. Mi sembra coerente con quello che è stato il voto del 98%, mi pare, del Parlamento. Sarebbe stato paradossale il contrario, dopo appunto che, così come prevede l'iter costituzionale, il Parlamento in differenti votazioni si è espresso quasi all'unanimità o comunque a stragrande maggioranza per il taglio dei parlamentari. Fare un passo indietro significa, credo appunto, anche confondere le idee ai cittadini e creare, diciamo, dare un'immagine delle istituzioni poco credibile. Quindi, insomma, certamente è un segno di credibilità e di coerenza rispetto al voto che è emerso dall'Aula durante tutti questi mesi in cui si è affrontato il tema del referendum costituzionale. C'è però un ma, perché Zingaretti ha detto, insomma, c'è questo sì, spiegando che per lui è un punto di partenza per riaprire una stagione, diciamo, di riforme. Molte cose vanno fatte. Pensiamo non lo dice solo Zingaretti, su questo siamo tutti assolutamente d'accordo. Sì, anzi, no, però volevo dire una cosa, mi scusi, che siate d'accordo non c'è dubbio, era anche una sorta di accordo quando prima della formazione, esatto, del governo. Il problema è che siamo abituati in Italia a vedere molte cose dette, accordi stipulati, che poi non si concretizzano. Io mi ricordo, governo, che noi da tempo ci battiamo per una riforma, per un superamento di questa legge elettorale, quindi dire sì al referendum è veramente il punto di partenza per avviare una serie di riforme in ordine proprio alla rappresentanza democratica del nostro paese, a uno snellimento delle istituzioni. Io mi auguro anche alla reintroduzione delle preferenze, perché quelli che oggi fanno campagna per il no, che poi sono gli stessi parlamentari che hanno paura di perdere la poltrona, si dimenticano di dire che oramai da anni in questo paese non scegliamo più i nostri rappresentanti perché vengono nominati dai partiti. Non so che tipo di rappresentanza ci possa essere nel vedersi calare dall'alto nel proprio territorio un parlamentare, magari in Calabria un parlamentare del Trentino Alto Adige, solo per questioni di convenienza elettorale, perché in quel territorio ha più probabilità di venire eletto, e non invece legare i parlamentari ai territori e consentire ai cittadini, mediante le preferenze, di poter, sì, scegliere realmente chi li andrà a rappresentare. Snelliamo la procedura parlamentare attraverso il taglio dei parlamentari e mettiamo mano a una legge elettorale che garantisca ai cittadini di scegliersi, sì, i propri rappresentanti. Questi sono, guardo l'una e vado da Picchi, questi sono i ricorsi della storia. Sappiamo quanto, per esempio, in un periodo della nostra storia politica le preferenze fossero state indicate come il male assoluto. Certo, no? Perché c'erano, quindi, i signori che gestivano le preferenze, i mister preferenze. Cioè, chi ha qualche capello bianco come te, chi ha anagraficamente, siamo completamente coetanei come me, queste cose le sente da tempo. Comunque, voglio chiedere una cosa a Picchi. Come mai Picchi, insomma, sono un paio di giorni che Salvini dice le regionali valgono per il buon governo delle regioni, cioè
non daranno uno scossone al governo. Cioè, non lo so se è una mia impressione, ma mi pare siano un po' cambiati i toni rispetto all'esito delle regionali di Salvini. Perché? Cioè, si è capito che questo governo è lì ed è difficilissimo, visto che poi sono elezioni regionali, non sono elezioni nazionali, e quindi non basterà un'eventuale vittoria del centrodestra a mettere in crisi il governo? Ma guardi, è vero, sono elezioni regionali, il popolo toscano vota per la Toscana, i liguri per la Liguria e via discorrendo. E quindi bisogna parlare dei programmi, perché i voti che andiamo a chiedere agli elettori si chiedono se vogliamo realizzare sistemi di riciclo dei rifiuti di un certo tipo o di un altro, se vogliamo fare delle infrastrutture, se vogliamo migliorare la sanità. Su questo chiediamo il voto. Una cosa è però evidente, se come io penso la mia regione, che è un fortino rosso, che è la Toscana, dove noi parliamo di temi mentre gli altri ideologizzano su razzismo, fascismo e quant'altro, dovesse cadere, se la mia regione dovesse cadere, credo che la segreteria di Zingaretti qualche problema interno lo dovrebbe avere, e se ci dovesse essere qualche problema alla segreteria di Zingaretti, credo anche che il governo potrebbe avere dei problemi. Il punto che io voglio dire non sono le polemiche politiche che può fare la Lega. I cittadini andranno a votare su quello che hanno visto, e purtroppo in questi mesi si è vista tanta approssimazione, e credo che questo sarà quello che verrà votato da tutti i cittadini chiamati alle urne per le regionali il prossimo 20 e 21 di settembre. Tutto qua, compresa in campagna, e vedere una coalizione di governo che in tutte le regioni è praticamente divisa, spaccata l'un contro l'altra armata, non fa altro che confermare la bontà della nostra proposta politica. Sì, voglio chiudere chiedendo una cosa a Valeria Ciarambino e a Riccardo Luna. Sì. Ciarambino, lei per esempio è candidata, non so, è la seconda volta, no, che mi pare si candida a presidente, o sbaglio io? Sì, è la seconda volta, sì, che mi candido a presidente. Aspetti, scusi. Ed è la seconda volta contro Calderone. Però io voglio rispondere. No, aspetti, però mi scusi, mi perdoni un attimo perché la sento anche male, c'è un problema di collegamento. Il discorso che io volevo riaprire e chiudere rapidamente, che abbiamo pochissimo tempo, è: lei in campagna corre da sola per il Movimento 5 Stelle, in Puglia mi pare la Laricchia corre da sola contro il candidato del PD. Si sarebbe anche lei augurata di trovare un'intesa diversa, visto che siete insieme al governo, voi il PD o no? Allora, anzitutto io credo che il tema delle alleanze ai cittadini interessi poco. Ai cittadini interessa se chi andrà a governare sarà in grado di migliorare la qualità della propria vita e realizzare un progetto per quella regione, per quel territorio. In quest'ottica, a febbraio, quindi io sono la persona meno adatta a cui sollevare obiezioni sulle mancate alleanze, perché a febbraio io avevo fatto un passo di lato come possibile candidato presidente, quindi messa da parte la mia personale ambizione, perché ritengo che la politica si debba occupare del bene comune e non della visibilità personale, e avevo lanciato un progetto che avesse alla testa il nostro ministro dell'ambiente Sergio Costa come possibile candidato presidente. Sì, sì, sì. Le altre forze politiche hanno sacrificato il bene della mia regione. Chiarissimo, purtroppo la devo interrompere che è tardissimo, devo andare da Mirta che saluto, così ci dice cosa c'è nell'aria. Ciao, che tira. Andrea, ciao Mirta. Naturalmente la notizia politica di oggi è quella del PD, discuteremo di questo, sta arrivando a trovarmi Corrado Formilli, Carlo Nordio, Massimiliano Romeo, Anna Scani, perché poi ci sono le scuole, saremo collegati da Ostia, 20 presidi che dicono non possiamo riaprire il 14, e ancora Stefano Bonaccini, l'uomo che minaccia la poltrona di segretario di Zingaretti, staremo a vedere, lo intervisteremo, e poi Pierpaolo Sileri, anche sugli effetti dopo Covid. Sileri, ricordiamocelo, è stato malato di Covid, quindi capiremo anche da lui un po' di cose, sia da medico che da paziente. Federico Geremicca, Matteo Bassetti, Lucia Borgonzoni, e poi vi racconterò una storia che mi ha fatto molta rabbia. Un giovane medico, di quei medici meravigliosi che volarono al nord, a Lodi, a Bergamo, e che oggi incredibilmente il nostro paese non riconosce più. Vi aspetto.
Grazie Mirta. Riccardo, in un tweet di la Ciarambino ricordava: io mi sarei fatto da parte, ma insomma poi gli elettori scelgono la persona, non sono molto attenti alle alleanze. I candidati avrebbero dovuto parlare agli elettori, non c'è dubbio, però andare con liste contrapposte in questo momento mentre sei alleato al governo è un problema e si vedrà il 21 vediamo quanto lo pagheranno. Lo vedremo, noi siamo sempre qui, grazie a Guglielmo Picchi, grazie a Valeria Ciarambino, grazie a Riccardo Luna, ci vediamo domani, stessa ora, stessa rete, adesso c'è l'area che tira.